Buongiorno, oggi è giunto quel giorno fatidico in cui dobbiamo occuparci di fare decluttering. In questo caso ci occuperemo di blush, che sono contenuti in quel cassetto, sono contenuti in quel grande cassetto, c'è anche qualche bronzer, ma ovviamente la maggior parte sono blush, quindi mi devo preparare psicologicamente a separarmene perché non è possibile. Lì abbiamo una serie di bronzer e blush innumerevoli, qui qualcosina, in questo cassetto, ovviamente qui, e poi in questo ho solo blush in crema, quindi lo prendiamo, ok, e direi di partire senza ombra di dubbio. Dai, partiamo da qua che forse è più semplice. Allora, qui ho messo, vabbè, gli illuminanti e poi altre cose, ciprie libere, in polvere libera, però illuminanti che li ho messi in questo sacchetto, a parte qualcuno, anzi no, questo è solo, questo me l'aveva mandato sempre Mr. Daniel in quel famoso pacco. Io gli illuminanti, lo so, sono strana, ma io non li uso quasi mai. Va bene, blush. Allora, tiro fuori tutto, tutta la confezione, perché qua ci sono blush e bronzer e partiamo da qua. Cosa dite? Va bene? 1, 2, 3 and go! Allora, ho già preparato anche la scatola per buttare. Allora, partiamo da qua. Abbiamo un blush di Kiko, questa me la ricordo, questa limited edition. Non l'ho tanto usato. Via! Anche questo di Kiko, dopo che mi si è rotto, non, cioè, a parte che neanche prima lo usavo, è un peccato, però devo dire che è molto molto chiaro. Via. Questo di Alverde in realtà è più un... No, qua come lo definisce? Perché forse è più quasi un illuminante. Infatti lo metto negli illuminanti insieme anche a questo che è vecchissimo, anzi potrei anche buttarlo. Vediamo qui se abbiamo terra, 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 no, niente. Qui ci sono per lo più terre, qualche blush c'è. Allora, un blush, questo di Bioniche, molto vecchio, molto datato, che lo salutiamo. Senza ombra di dubbio, ciao. Poi queste tutte terre. Ah, questa è una palette di blush stupenda di MUA, Makeup Academy. Si chiamava Fashionista. È un quad stupendo dal quale non mi separo assolutamente. Quindi adesso questi li metto di qua e direi che qui come blush, no, questa è una terra. Ah, qui c'è qualche palettina viso che tengo. Allora, quelli di Kiko, a parte questo che non l'utilizzo e anche quello alla fine, insomma, da qualcuno mi devo pur separare. Però, ad esempio, questa limited edition è stata la mia prima limited edition che si chiamava. Vediamo se si vede ancora. Vabbè, ve lo lascio scritto. È stata la mia prima, benché non la utilizzi più, ovviamente. Cioè non l'ho più utilizzata, insomma, però le polveri magari sono ancora valide. La tengo. Questa vi dico che la tengo. Da questa invece mi separo. Questa palette di Kiko era una palette che ho sfruttato, devo dire la verità, abbastanza. Però non mi interessa, ecco, tenerla non mi interessa. Un'altra palettina molto bella, questa invece è di Estée Lauder, me l'aveva regalata la Manuela per un mio compleanno, è una palette viso e come vi dico sempre, io amo le palette viso, anzi dovrei metterla, le palette viso le metto un attimo a parte perché le metto poi qui, come avevo fatto vedere. Vabbè. Le metto a parte, terra, 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 tutto bronzer.
e direi che qui non abbiamo più blush, quindi rimetto un attimo via e ci concentriamo sui blush di questo cassetto. Allora ragazzi, ve lo dico che sarà difficilissimo, però dai, io qua vedo già che ne ho buttate 1, 2, 3, 4 e 5, ok? Questo mi rincuora. Allora partiamo da qua, che questo, vabbè, qui c'è dell'altro, però anche a questa sono molto legata, di LA Colors, esatto, Mineral Blush, tantissimi anni fa, su un sito che era Culture e qualcosa, non me lo ricordo nemmeno più. Sotto c'è lo specchietto e il pennellino, che ovviamente non penso che io usassi, e sono affezionata. Iniziamo con i miei soliti affezionata, va bene, la teniamo un attimo nel limbo, poi andiamo avanti. Anche qui, allora, questa mi dispiace perché mi piaceva tanto, di Deborah Milano, quindi no, direi che la tengo. Poi questa mi piace tantissimo, di Everyday Minerals, è un blush in polvere, è vero, non lo utilizzo con molta frequenza, Apple, ma lo tengo. Poi abbiamo Lady Futura, chi se lo ricorda, chissà se, ma non esistono più questi blush, immagino. È un blush bellissimo, tra l'altro, che io ho utilizzato tanto e mi dispiace sinceramente buttare. Li sto un po' sbocciando, ma non è che vi farò vedere chissà che. Lo lasciamo nel limbo. Vi faccio ridere. Questo me lo inviò tanto tempo fa Montalto Natura. Questo è il Fard Corallo, che mi piaceva molto. Era biologico. Non so se adesso Montalto, non credo, aspetta che non lo so. Questo, spero di non farvi venire il mal di mare, ma poi vi... Ah, questo è bellissimo, lo tengo. No. Spero di non farvi venire il mal di mare, ma c'è un motivo per cui non ho il cavalletto. Mi si è rotto l'aggancio da mettere sotto me. Vi chiedo scusa, quindi, per il traballamento. Poi c'è questo, però vabbè, dai, questo lo devo eliminare. Questo era un blush di Mariano, di anche questo parecchi anni fa. Oh, ma era stupendo, era troppo bello. No, questo rimane qua, ho cambiato già subito idea. Poi dai, partiamo da qua. Questo ovviamente non va da nessuna parte, è un colore stupendo di Illa Masca, che è un brand di cui non sento tanto parlare qui su YouTube. È un colore stupendo, io l'ho comprato credo proprio sul... non mi ricordo, no, non lo so se l'avevo preso, è seta, cioè è un blush setosissimo, meraviglioso, che devo dire mi dona particolarmente, quindi questo non va da nessuna parte. Ecco, qui c'è un ombretto in crema, stranamente, che non è contenuto all'interno di questa jar, forse perché o non ci stava o non lo so. Ovviamente lo tengo, di Christian Dior, ok. Poi questo è un quad, un tester era, di Givenchy, che sono affezionatissima e quindi non va da nessuna parte. Ecco, qui iniziamo con quelli di Kiko. Vorrei quelli di Kiko, ne ho un infinito. No, ma quelli di Kiko sono la maggioranza. C'è proprio da spaventarsi tra quelli in crema, quelli... Anche questo l'ho amato tanto e assolutamente lo tengo. Lancome ne avevo due, uno l'avevo regalato alla mia mamma, che ce l'ha ancora, infatti. Sono bellissimi quelli di Lancome, non se ne parla mai. Sono forse un po', come dire, old style, ecco, però a me piace questo old style, e è un bel colore opaco, direi, o comunque poco satinato. Sempre perfetto, e quindi rimane a casa mia. Un altro Kiko, ma va, ecco, ci rivediamo. Rock Attraction, il numero 04 Pop. Ecco, questo me lo ricordo,
Eccolo qua, anche questo, forse voi lo vedete un po' più acceso rispetto a come è realmente. E dai, carino, dai, come si fa? Come si fa? Poi abbiamo al verde, devo dire che questo non è un acquisto molto datato, se non erro, e quindi mi sembra, vediamo un po'. Sì, non è il massimo, devo dire, come, come si dice, non mi so esprimere, come grana del prodotto, cioè come è un po' farinoso per i miei gusti. Dai, mettiamolo nel limbo, dove già alloggiano tre prodotti. Bello, questo limbo, questo non si è più riempito nel frattempo, quindi Sara, datti una mossa. Ah, questo chi se lo ricorda, il Blush Sculpt di L'Oreal. Bello, l'ho utilizzato tantissimo, e però non l'ho più utilizzato, che peccato. Poi utilizzavo più questo scuro, però dai, mi separo da questo, mi posso separare da questo, non mi posso separare perché Madina direi che non esiste più, e io andavo a Milano quasi esclusivamente tantissimi anni fa solo per andare da Madina. Questo, tra l'altro, oltre a essersi rotto il pack, come vedete, per dei pezzi, è un duo perché c'era il bronzer e il blush, che non so perché voi lo vedete così acceso. In realtà è molto più tenue il corallo, e no, anche Madina lo devo assolutamente tenere per ricordo. Continuiamo questa fila, poi passeremo a quella esterna. Questo no, lo do via, dai. Cioè, lo do via, lo butto, ecco. Però era bello, no? me lo ricordavo un po' più brutto. No, no, ma Sara, ma perché non li usi? Ti dimentichi? Che bello! No, 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 lo tengo, cambiate idea, subito cambio idea. Poi, allora, ce n'è uno di Essence vecchissimo, che è questo. Questo è non vecchio di più, secondo me non se lo ricorda nessuno. Summer of Love di Essence, lo trovai su un sito forse addirittura inglese, ma questo è proprio uno dei primi usciti da Essence. Poi abbiamo i nostri amati Catrice, che non andranno mai da nessuna parte perché sono sempre belli, pigmentati, performanti, hanno più o meno tutti gli stessi colori, ma io li amo e quindi restano qui con me. Ora poi tiro fuori tutto e do una pulita, ne approfitto. Questo di Kiko non va da nessuna parte perché è stupendo e mi piaceva da morire e l'ho utilizzato tantissimo. Poi L'Occitane fece uscire una linea di make up tanti anni fa. Ho anche una palettina occhio ancora, dovrei avere, che si chiamava Fleur Cherie, esatto, e questo blush era assai carino. Spero mi metto un po' vicino alla luce naturale in modo che possiate apprezzarlo, anche se non so perché cambia proprio il colore, però quasi quasi lo do via, cosa dite? Beh, me ne separo, d'altra parte non si può tenere tutto, da qualcosa mi dovrò pur separare. Quindi eccolo qui il Kiko di cui vi parlavo ieri, che vi ho mostrato nel video faccio shopping nei miei cassetti, che ovviamente tengo. Questo è un ricordo incredibile, è un blush di Yves Rocher, anche questo, a questo sono affezionatissima, ormai questo video sarà affezionato, lo intitolerò affezionatissima, cioè no, ma voi guardate, è ancora, io lo adoro, cioè lo adoro questo blush, benché non l'abbia più utilizzato con questo piumino, ma guardate il rosa, anche se voi forse lo vedete più acceso, è un rosa tenue di cui ero pazza, e quindi assolutamente questo no. Poi qui c'è qualche bronzer, quindi questi li skippiamo un attimo. Poi blush, questo di Pupa, Like a Doll, ne avevo fatti fuori, qualcuno l'avevo poi dato via. No, questo non si può, questo non si può, no, 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 troppo bello, via,
questo lo tengo. Poi andiamo avanti. Ecco, questo l'avevo preso a Bruxelles, però no, potrei anche regalarlo. Ora qua metto cose che do via, ma poi le regalo e le cose vecchie le butto via. Questo mi piace tantissimo, l'avevo preso da Upim di Lotti London, il Blush Crush, che se lo ricorda. Attenzione, si è modificato? Non mi è mai successo, via. Primo blush che cambia proprio colore, texture, tutto. Al verde, questo è stupendo. Questo è un blush in polvere libera, pazzesco. Forse era una limited edition, quindi non si trova più, ma comunque scaduto, certo, ovvio, però lo tengo. Poi arriviamo a Revlon, che è stato un brand, ed è, anche se non ho mai più comprato nulla, Revlon mi piace tanto. Voi lo vedete un po' più forte, ma è un rosa chiarissimo, dal quale però penso che mi separerò, perché tendevo a comprare questi rosa pallidi, un po' perché sono sempre stata molto chiara, però no, questo semmai è un regalo, ravvedo. Poi, eccoli qua, ora arrivano forse quelli di H&M, ma ne ho altri, beh sì, sono sempre belli, dai, lo tengo, perché vedo che già lì si sta piano si riempie. Poi abbiamo quelli di Essence, che devo dire la verità, no, cioè abbiamo anche Benecos, che mi piace tanto, ecco, Benecos, i tre di Benecos, ok, no, li tengo, poi vabbè, una è più una terra, così, questi di Essence li tengo, mi piacciono. Poi andiamo avanti, questo è un gioiellino di Bourjois, non so se si trovi nell'espositore da Tigotan, non credo di averlo mai visto, io l'ho preso su un sito forse francese, inglese, non lo so, ora lo apro e vi faccio vedere. È una chicca, questo è un colore bellissimo che regala un effetto bombomin sulla pelle e anche l'illuminante, molto carino, no, questo assolutamente rimane con me. Poi intanto ci sto pensando, allora questo va via e intanto dai, ne rimangono due nel limbo. questo no, questo dai, tutto sommato è abbastanza recente, di Catrice, ovviamente rimane qui, lo mettiamo insieme a Catrice, poi magari farò un ordine un po' migliore. Questo mi piaceva tanto, però lo utilizzavo quasi come bronzer, anche se c'è scritto blush, ma è marroncino, quindi direi che vabbè, comunque lo tengo. Poi abbiamo questi, allora, uno in crema, allora aspettate che li apro, ecco, uno in crema e uno in polvere. Questo brand, non so se lo conoscete, ma penso di sì, che è Sally Hansen, che è famosa più per i prodotti per le unghie, no? Nail art. Allora, questo è in polvere e ha un colore molto scuro, me ne devo separare, purtroppo no, troppo vecchi, sì, ho provato un po', ma non. Questo invece di Alverde lo tengo, perché l'ho anche usato e no, direi che è ancora perfetto. Bene, adesso andiamo avanti, cosa abbiamo qui? Questo di Madina, anche questo è bellissimo. Questo è stupendo, ora forse voi non lo vedrete, ma è un degradé, perché questo è un rosa chiaro e poi si intensifica, ovviamente lo tengo. Poi Zao, chi si ricorda Zao? Ero pazza di questo prodotto, pazza, è molto scuro, era un, come lo utilizzavo, come blush, sì, poi in realtà una volta svocciato, una volta sul, insomma, sfumato, era un blush molto più, come un colore un po' più tenue, ecco, lo tengo. Poi
Allora, qui arriviamo agli storici, ovvero 3 di slick, uno di crochet, ma ne ho altri di crochet, ma adesso li ho dislocati da altre parti. Allora, questo lo vedete un po' più intenso, ma come al solito è un rosa chiarissimo che ho usato tanto. Dai, me ne separo, tengo altri di crochet, diciamo così. Poi slick, adesso li apro tutti e scelgo quale tenere. Allora, sapete che non ne tengo nessuno? Allora, no, non lo so, non mi, non so, che scuri, strano che avessi comprato. Allora, via, no vabbè, ma si cambia, cioè ragazzi, si cambia, non per fortuna. Dai, questo lo tengo invece, sì, questo anche come... No, questo è carino, me lo ricordo, il nude, sì, questo lo tengo. Poi, allora, andiamo avanti, qui ci sono appunto bronzer, andiamo avanti qua. Ce ne sono tanti, eh. Allora, facciamo un po' di spazio qua che... Allora, questo di Essence è... non c'è più il... come si dice? Il cappuccio. Dovrei buttarlo, dai, via. Senza esitazione. Poi questo è bellissimo di Essence, matte, opaco, no, questo è stupendo. Ok? Questo di Bottega Verde, ne ho anche un altro di Bottega Verde che quando ancora li compravo, perché devo dire la verità, non sono mai più andata da Bottega Verde. So che mi scrivete spesso, ah, perché mai non li provi, ma allora questo via e questo proprio. Too Faced lo tengo, troppo carino. Poi adesso qua arriviamo a dei ricordi pazzeschi. Chi c'era? Chi c'era? Oppure doveva ancora nascere? Quando c'erano questi blush piccoli di Yves Rocher della Colors Nature, com'è che si chiamavano? Mi sembra di sì, stupendo. Questo è un apricot, assolutamente lo tengo. Così come tengo questa meraviglia di Bourjois, perché sono proprio dei pezzi storici. Questo è un blush in crema, a dire il vero, luminoso, bellissimo. Ovviamente rimane qua. Boh, questo è stupendo. Questo di The Body Shop me l'avevano inviato loro. E mi piace sempre tanto. Ogni tanto lo ripesco. Praticamente l'ho messo nei preferiti di svariati anni. Lo tengo. Poi aspettiamo, vediamo un po' qua. Allora, qui ne ho 4, vediamo quale do via. È dura. Dai, questo è molto vecchio. Via. Revolution, sempre Madina. Bello. Lo tengo. Allora, sì, questo di Wycon era stupendo. Era un blush che io però utilizzavo quasi come bronzer, perché era un marroncino con un colore molto... mi piacciono i colori, anche a parte i soliti rosa, rosino, malva, mi piacciono anche dei colori un po' particolari, quindi lo tengo. E questo lo tengo, va bene, dai, vedo che lì si sta riempendo, dai, sono stata brava. Poi qui abbiamo Peterac, che non esiste più tra l'altro, Astra, Mua e un altro di Astra. Allora, facciamo così. Qual era quello più recente di Astra? Credo questo. Allora, questo lo tengo e questo lo do via. Di Mua lo do via, che non mi piaceva. E questo lo tengo perché comunque è una bella punta di un bel colore, anche se non esiste più Peterac. Recupero gli ultimi che sono nascosti qua. Allora, Essence, bella questa limited edition, questo lo tengo, tanto lo metto qua. Beh, allora, qui abbiamo un mio grandissimo amore, è stato un amore storico, il mio preferito è stato per tanto tempo questo blush di Coldistar, che chissà se esiste sempre, non si sa.
questo di Labo lo do via perché è un po' vecchiotto, questo di Shiseido lo do via, quindi mi hanno detto questo lo tengo, facciamo caos. E poi qui ho questo Color Pop che lo do via di Pupa, e questi li tengo, sono minerali piccoli, così li tengo perché appunto, insomma, vedo che, ripeto, ne sto dando via tanto, cioè sono a buon punto. Ecco, adesso do una pulita qui, risistemo e passiamo a questa parte, sia blush in crema sia tutti questi che vedete qua, che sono quelli che poi utilizzo per la maggior parte.